'Ndrangheta stragista. Il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo pronuncia le sue richieste di pena al termine del processo che potrebbe riscrivere la storia recente delle mafie. Ergastolo per Graviano e Filippone, presenti in aula anche il capo della DNA, Federico Cafiero De Rao. Rapito e bruciato, l'ex infiltrato Bruno Fuduli svela i clamorosi retroscena di un cold case del quale ormai si era persa memoria. Un ragazzo fu barbaramente trucidato dopo aver scoperto per caso dove i Mancuso nascondevano la cassa del clan. L'abbraccio. Commuove il mondo la storia del piccolo Junio. A 6 anni parte da solo dalla Libia per ricongiungersi alla madre. L'incontro al CARA di Crotone dopo 2 settimane di quarantena. Ancora tensioni. Il centrodestra non trova la quadra sulla candidatura a sindaco nella città metropolitana dello Stretto. La scelta aspetta la Lega, ma sui nomi non c'è intesa. E intanto Klaus Dadi ufficializza la decisione di scendere in campo. Fuga dal 118. Turni massacranti al servizio di emergenza-urgenza dello Ionio Cosentino. E così molti camici bianchi di Corigliano Rossano chiedono di poter operare in altri reparti.